Continua a non vedere una fine la questione dello stadio Tomaselli. Il braccio di ferro tra federazioni, squadre e amministrazione continua e si spera che a breve si possa trovare una soluzione. Nel frattempo, anche altri sportivi, come i podisti, si sentono esclusi dalla questione perché non possono utilizzare la pista di atletica. La pista di atletica non si può usare perché ancora ci sono dei lavori, non so quanto tempo dureranno, ma voglio dire, hanno speso un sacco di soldi e speravo che fosse, come dire, risolutiva tutti i lavori che sono stati effettuati dentro lo stadio. È ovvio che non possiamo che subirla questa cosa perché non c'è un'alternativa, noi non possiamo fare niente, possiamo solo appellarci in questo caso anche alle radio, alle televisioni che ci potrebbero dare una mano. Siamo abbastanza amareggiati per quello che sta succedendo, perché non sono solamente il rugby, il calcio, ma anche quella dell'atletica che siamo penalizzati perché non ci possiamo allenare dentro il campo la sera, dove è illuminato e siamo più tranquilli al di fuori del campo, che ci sono le macchine che scorrazzano ed è molto pericoloso. E c'è anche chi va oltre il problema stadio. Ma questa dovrebbe essere una zona sicuramente mantenuta meglio, numero uno perché per arrivare qua, lo sapete, la strada è sempre piena, stretta e trafficata, quindi bisognerebbe fare innanzitutto una ciclabile che parta da via Rochester e che scenda fino a qua. Dopodiché mantenere questo campo, per esempio, sempre aperto, pulito, fruibile e via dicendo.